settima edizione del Presepe Vivente Termitano, organizzato dalla comunità ecclesiale con il patrocinio del comune di Termini Imerese. Il Presepe Vivente di Termini ha delle caratteristiche distintive uniche. Infatti nel percorso che farete tra le suggestive viuzze del nostro centro storico verrete trasportati fino agli anni successivi alla risurrezione di Cristo, per fare poi un salto ancora più indietro nel tempo, fino alla nascita di Nostro Signore. In questo meraviglioso viaggio non sarete da soli, ma avrete con voi un discepolo guida che ha accompagnato Gesù durante gli anni della sua predicazione. Alcune raccomandazioni prima di partire. Le scene del presepe si animeranno soltanto al passaggio del gruppo, per cui state sempre dietro alla vostra guida e seguite tutte le indicazioni che vi darà. Concedete al vostro cuore un'ora di riposo e di ascolto. State in silenzio, così potrete godere appieno di questa fantastica esperienza. E infine ricordate di tenere spenti i vostri cellulari. Avrete notato che l'ingresso del presepe è gratuito. Il comune ci dà un contributo per realizzarlo, tuttavia esso non basta per sostenerne le ingenti spese. Per questo motivo vi chiediamo di lasciare una vostra libera e personale offerta. Alla fine del percorso, all'interno della chiesa dell'Annunziata, troverete una giara dove ognuno di voi potrà lasciare il suo libero e personale contributo. Una volta che saranno detratte le spese, tutto il ricavato andrà devoluto in beneficenza. Un ultimo messaggio e vi lascio davvero andare via. Assisterete ad una prima scena che apparentemente sembra non avere a che fare con il Natale. Infatti troverete Maria sotto la croce e la risurrezione. Fratelli, il messaggio che quest'anno abbiamo a cuore di lasciarvi, ma che Dio stesso vuole che ognuno di noi riceva, è quello di affidarci alla sua divina provvidenza. Dio entra nella storia attraverso l'incarnazione, ma la cosa ancora più importante e più bella è che entra e resta nella storia di ciascuno di noi. È un padre che si prende cura di noi e che non ci abbandona. Per questo motivo affidiamo a lui le nostre preghiere, le nostre lacrime, le nostre paure. Affidiamo a lui le nostre stesse vite. Grazie a tutti, buon pellegrinaggio. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne. Non temere, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Ai piedi della croce, quando tutto sembra veramente finito, quando, ricordando le promesse dell'Annunciazione, Maria potrebbe dire: sono stata ingannata. Lei continua a credere e a sperare che Dio può tutto. Svegliati, o uomo, per te Dio si è fatto uomo. Svegliati, o tu che dormi, destati dai morti e Cristo ti illuminerà. Per te dico, Dio si è fatto uomo.
oli aromatici per andare a imbalsamare Gesù nel sepolcro. Shalom, pace a voi. Sono Giovanni, uno dei discepoli. Anch'io mi trovavo sotto quella croce. Con Maria abbiamo visto morire l'uomo Gesù. Sotto quella croce c'era silenzio, molto silenzio. Maria non parlava. Sicuramente Maria avrà ricordato quello che successe qualche anno prima a Nazareth, quando un angelo le annunciò che sarebbe stata la madre del re dei re. E ora, davanti alla croce, potrebbe sentirsi ingannata. Ma lei no. Lei continua a sperare. A sperare che Dio può tutto. Gesù è su quella croce, in una collocazione provvisoria. Dopo 3 giorni da quella grotta risorge. E da questa grotta noi partiremo per arrivare a un'altra grotta. E allora Maria ci dice: se nella tua vita ci sono croci, se ti senti abbandonato, se ti senti solo, impaurito, se non ce la fai più, sappi che questa croce è una collocazione provvisoria, che c'è un giorno in cui da una grotta un uomo nuovo nascerà, un uomo nuovo rinascerà. E adesso voglio raccontarvi quello che lei ci raccontò, di come tutto cominciò. Faremo questo cammino da pellegrini per scoprire che Dio può tutto, può incarnarsi persino in un bambino. Andiamo! D'amore vive e si sostiene sul sì di Maria. Maria che accetta questo progetto strano. Forse non è il progetto di qualsiasi donna. Ovviamente il desiderio di sposarsi, di diventare madre è comune a tutte le donne, ma progetto che Dio propone a Maria è quantomeno strano, ma lo stesso progetto vede il sì di Maria e il sì di Giuseppe. Giuseppe che accetta, che ascolta, che fa suo il messaggio dell'angelo. Giuseppe doveva ripudiare Maria. Maria è incinta prima del matrimonio. Sono fidanzati, ma si trova incinta
prima del matrimonio e rischia la lapidazione, rischia di essere uccisa per mano d'uomo. Ma Giuseppe, uomo giusto, uomo di Dio, ascolta e fa suo il messaggio e l'invito di Dio. L'angelo disse a Maria che anche Elisabetta, sua parente, che tutti dicevano sterile, aveva concepito con l'aiuto di Dio misericordioso un figlio. E questo era il sesto mese per lei. Maria si mise in viaggio per raggiungerla. Giuseppe, venuto a sapere che Maria era incinta, essendo uomo giusto e non volendola ripudiare, decise di licenziarla in segreto. Mentre pensava a queste cose, un angelo del Signore gli apparve in sogno e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e lo chiamerà Gesù. Hey!
Giuseppe. Maria, con questo anello, io consacro me stesso a te. Secondo la legge di Mosè e di Israele. Che il Signore benedica le vostre anime, che il Signore protegga il vostro cammino, che il Signore posi lo sguardo su di voi e vi dia pace. Amen. Guardati intorno, fratello pellegrino. La gente sta soffrendo. La gente muore di fame perché schiacciata dai potenti, dagli arroganti. Sembra anzi che Dio non guardi più i propri figli. Sembra che si sia girato dall'altra parte. L'imperatore Augusto ha decretato il primo censimento. Maria e Giuseppe quindi si mettono in cammino, per questo difficile cammino, per arrivare a Betlemme per registrarsi. Infatti, essendo Giuseppe discendente della casa di Davide, era Betlemme il luogo dove a loro spettava per la registrazione. Solo che per arrivare là hanno dovuto attraversare i deserti della Samaria e della Giudea. Quando Maria e Giuseppe attraversano la folla, Gesù nel grembo di Maria sembra benedire i suoi figli, sembra stargli attorno. Ora ci apprestiamo ad entrare nella piazza dove si svolgeva il censimento. Vedremo questi moti, vedremo questa gente che questa povera gente che un pochettino si ribella ai prepotenti. Però il Signore è sempre dalla nostra parte. Il Signore è risorto, Lui ha vinto la morte e il Signore si è incarnato per condurci per mano e per guidarci nella storia. La storia non è fatta dai malvagi e dai prepotenti, la storia è fatta di Dio, il futuro è di Dio. Allora, fratelli, incamminiamoci per il censimento. Chi siete? Siamo pellegrini, veniamo da Nazareth, fateci entrare. Benvenuti a Betlemme, al mercato di Betlemme. Ma te la guardi, amore, visto? Te la guardi. Quasi! Se domani tu ti fai mancare. Arancia, mandarini, bene!
stranieri, di prendere ordini dai romani. I romani, stranieri nella nostra terra. E voi, mercanti, non siete stanchi di dover pagare le decime e di dover dar da mangiare i vostri figli? Ma io lo prometto, Giuda, lo zelota, che tutto questo finirà. Seguitemi. I romani. Che ci hanno privato della libertà. Ci hanno privato della nostra terra promessa. E adesso l'imperatore Augusto indice il secondo censimento per renderci ancora più schiavi. Ma il nostro Signore ci ha promessi un Messia, un Salvatore, che ci libererà dall'oppressione dei romani. Ma noi, o popolo di Israele, dobbiamo spianare la strada a questo Messia con una rivolta. Fabio! Vieni, vieni, guarda, vieni! Guarda i cavalli! Zelò! Rivoluzionario! Ma cosa volevi fare? Cosa volevi fare? Il Messia! Il Salvatore! Anche noi lo aspettiamo il tuo re, Leo! Per sconfiggerlo! Avedetti! Noi siamo i romani, i potenti della terra. L'aspettiamo il tuo re, Giudeo, e lo sconfitteremo. Maledetti, siate maledetti! Fatelo via. Forza! Vai dentro, forza! Generale, tutto è pronto per il censimento. Il censimento? Sì, il censimento. È passato troppo tempo da quando siamo arrivati qui, in questa terra dimenticata dagli dèi, a sedare tumulti e sommosse. Generale, la legione è stanca di stare qui, lontano dalla nostra terra. Tribuno, nessuno di noi è contento di stare qui, e soprattutto a Becle, dove tutto e tutti puzzano di pecore e bestiame. Generale, ma cosa ci facciamo qui? Noi, grandi condottieri, grandi guerrieri, ridotti qui, in questa valle, qui a contare un greggio di pecore. Pecore, sì, pecore, tribuno.
non hai rispetto per questi ebrei? In fondo, anche loro sono un popolo. Un popolo di pecore. Tribuno, prepara la legione. Figgerà. Guardie, abbia inizio il censimento. Forza, avanti. Cammina. Forza! Avanti voi, forza! Forza! Assieme agli abitanti della Palestina, Maria e Giuseppe si misero in viaggio. Siccome Giuseppe era discendente del re Davide, dovevano andare al paese d'origine dei suoi antenati, Betlemme, a due passi da Gerusalemme. Lasciarono quindi Nazareth e partirono. Maria era incinta e Giuseppe era molto preoccupato per l'incolumità sua e del bambino, che misteriosamente portava in treno. La strada era lunga e disagevole. C'era il pericolo dei ladroni, le ingiustizie dei soldati, ma nonostante tutto si misero in viaggio pieni di fiducia. Sapevano bene infatti che Dio non abbandona mai i suoi figli. Avanti donna, cammina! Tu, chi sei? Sono Beniamino, figlio di Giacomo. Appartengo alla tribù di Sciara. Vengo da Genova, non da Papà. Questa è la moglie, sta con me. Tu, come ti chiami? Sono Rebecca, della tribù di Aronne. Appartengo a quest'uomo, mio marito. E lei? Lei è nostra figlia. Andate via! Avanti voi! Tu, come ti chiami? Da dove vieni? Sono Giuseppe, della tribù di Davide. Vengo dal territorio della Galilea, dalla città di Nazareth. E questa è mia moglie. Mi chiamo Maria, discendente della tribù di Abramo, e appartengo a mio marito. Il figlio che porto in grembo è un dono del suo nome. Si chiama Maria. Oppure c'è un nome. Mio signore, cosa vuoi che io faccia? Questo viaggio è stato lungo. Quando ero più stanca, quando i dolori erano più forti, mi sono sentita sola. Eppure, so che tu sei in me. Signore, questo bambino, alle volte mi è sembrato che fosse lui a portarmi a spalla. Mio Signore, tra gli uomini che ho incontrato nella strada, alcuni erano preoccupati e tristi. Ho parlato di te e del tuo amore, ma io sono poca cosa senza di te. Ti prego per tutti loro, Signore. Alcuni sono rimasti senza forze, non hanno più speranza. Trasforma la loro angoscia in gioia. Ti prego, mio Signore. In questa notte così bella sei qui, in questa piazza. Vedo le tue carezze che proteggono. Sento la tua forza che ci sostiene.
Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. Che vedono la stella cometa nel cielo e capiscono che nella natura ci sono i segni della presenza di Gesù. Ed ecco che i lontani diventano vicini. Erode, che sarebbe vicino, si fa lontano. Fratelli, Erode non è diverso da noi, non è diverso da me e da te. Tutte le volte che nelle nostre giornate ci guardiamo intorno e guardiamo i nostri problemi, i nostri affanni, tutte le volte che non riusciamo ad alzare gli occhi al cielo, somigliamo a questo Erode. Fratelli, quando siamo presi dall'affanno e dalla preoccupazione, dove è posto il nostro sguardo? Cosa guardiamo? Alza gli occhi, fratello, la liberazione è vicina anche per te, la liberazione è vicina per tutti. Alza gli occhi dai tuoi problemi e invoca il suo intervento di soccorso.
2000 anni fa, il re Erode governava la Giudea per conto di Cesare Augusto e di Roma. Erode aveva imposto una pace precaria ai suoi sudditi per 35 anni, ma le antiche profezie lo tormentavano. Ecco, verranno giorni, dice il Signore, nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà davvero re e sarà saggio. Nei suoi giorni Israele sarà salvato. Re Erode, venuto a sapere dell'arrivo dei magi, per conquistare la loro fiducia, decise di invitarli alla sua tavola per banchettare insieme. L'arrivo per me rappresenta un dono della provvidenza. Da anni ho studiato le parole dei profeti. Da te, Betlemme, uscirà un capo che pascerà il mio popolo, Israele. Eh sì, o re, anche io ho studiato a lungo queste parole. E ho seguito per tutta la vita questi segni fino a quando non li ho visti. Così come molti di noi. Ma ditemi, la stella che avete seguito sin qui, cosa significa? Cosa rappresenta? La profezia, caro Erode, parla di un bambino annunziato dalla stella che da mesi noi seguiamo. Un bambino? Cosa significa un bambino? Non eravate alla ricerca di un uomo pronto a proclamarsi il Messia? No, un bambino, un Messia, il più umile tra gli uomini, ma il più potente tra tutti i re.
Anche noi stiamo aspettando il re di Dio. Lo aspettiamo da anni. Quando lo avete trovato, vi prego, tornate sin qui e ci dite dove si trova, perché anche noi vogliamo omaggiarlo. Un bambino che vuole rubare i miei averi, i miei palazzi, il mio regno. No, io sono il re, non lui, ma io ti farò cercare, ti farò trovare, ti ucciderò! Continuarono il loro cammino, ma non svelarono mai ad Erode dove fosse il bambino, perché, avvertiti in sogno delle sue vere intenzioni, fecero ritorno al loro paese. Erode, accortosi che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini dai 2 anni in giù di Betlemme e del suo territorio. Fratelli, adesso vi chiedo di essere ancora più attenti e in silenzio di come siete stati fino adesso. Vi prego di avere un atteggiamento di preghiera, perché stiamo per entrare nel luogo più santo di Gerusalemme, il Tempio, dove c'è il Santo dei Santi, luogo in cui Dio si mostra all'uomo, luogo in cui ci sono mercanti che lo scambiano per il denaro e fanno chiasso, e altri uomini che riescono ad ascoltarne il bisbiglio e che già vedono il domani di Dio che si sta realizzando. Gioacchino ed Anna profeteranno l'arrivo di Gesù. Fratelli, quante volte io e tu siamo incapaci di fare silenzio nelle nostre giornate? Quante volte io e tu siamo pieni di rumore, pieni delle nostre cose? Eppure nel silenzio Gesù stesso oggi ti sta suggerendo delle parole per te, per la tua vita. Cosa accadrebbe se riuscissimo a fare silenzio ogni tanto? Chi siete? Siamo pellegrini venuti in preghiera. Guardi, è libero l'accesso al tempio. Fatemi passare. State dietro la guida. Forse passate la guida. Fratelli di Gerusalemme, popolo eletto di Dio, comprate l'agnello per il sacrificio. Sacrificate l'agnello al Dio dei vostri padri, al Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Comprate l'agnello per il sacrificio. Sacrificate l'agnello al Dio dei viventi. Sacrificate l'agnello al Dio dei sacrificati. Al Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Comprate l'agnello per il sacrificio. Avvicinatevi!
edum virgulto. Edum virgulto. Sul tronco di esse. Sul tronco di esse. Domani germoglierà. Domani germoglierà. Un ramoscello. Un ramoscello. Dalle sue radici. Dalle sue radici. A vessillo si eleverà. A vessillo si eleverà. Su lui sapienza. Su lui sapienza. Intelletto. Intelletto. Consiglio. Consiglio. Fortezza. Fortezza. E timor del Signore. E timor del Signore. La sua parola. La sua parola. Sarà come una verga. Sarà come una verga. E dal male ci libererà. E dal male ci libererà. L'agnello e il lupo. L'agnello e il lupo. Insieme staranno. Insieme staranno. E accanto al capretto vivranno. E accanto al capretto vivranno. Pascoleranno. Pascoleranno. Con l'orsa e il leone. Con l'orsa e il leone. Un fanciullo li guiderà. Un fanciullo li guiderà. Ed in quel giorno. Ed in quel giorno. Di nuovo il Signore. Di nuovo il Signore. La mano su lui stenderà. La mano su lui stenderà. Come vessillo. Come vessillo. Il germoglio di esse. Il germoglio di esse. Sui popoli si eleverà. Sui popoli si eleverà. Fratelli, facciamo silenzio nei nostri cuori per ascoltare la parola del Signore. Egli è qui presente in questo Tempio Santo. Preghiamo insieme con le stesse parole con le quali il Signore si è rivelato al suo popolo Israele. Shema Israel. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Eloheinu. Adonai Ehad. Adonai Ehad. Ascolta Israele. Il Signore è Dio. Il Signore è uno. E tu, Simeone, non morirai senza aver prima veduto la venuta del Messia. Lasciate che vi conduca a casa. Anna, sorella mia,
sai che sono qui per accogliere i nostri figli, così come anche tutti questi fedeli. Noi camminiamo nelle terre, finalmente vedremo arrivare una grande luce. I miei giorni, come tu sai, volgono al mondo, ma io sono fiducioso perché il Signore verrà qui, me l'ha promesso, ed io sarò qui con la salute per abbracciarlo e benedirlo. Allora lodiamo il Signore, perché certo non tarderà a realizzare le sue promesse. Sì, un bambino nascerà per noi tutti, e sarà un figlio, il cui nome è il Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre di tutti noi, Principe della Pace. La pace regnerà per sempre sul trono di Davide, ed è sul suo trono che il Signore verrà a consolidare. La luce della salvezza, luce per illuminare le genti e gloria del tuo grande popolo di Israele. Ed è normale che ci sia tutta questa confusione. Ora ci fermeremo un po' per riposarci in un posto, diciamo, dove si può mangiare e bere. Quindi ci fermeremo alla locanda, bravi, osteria, taverna, insomma, ognuno la chiama come vuole. Se c'è posto, mangeremo e berremo, non è detto, anche perché il locandiere non è un tipo estremamente accogliente. Maria e Giuseppe, infatti, non vengono accolti da questo locandiere, che per il locandiere in verità è sempre una questione di ciò che riesce a vedere. Fratelli, il locandiere che vede è una ragazza incinta, che è un problema, perché potrebbe partorire nella locanda. Ed è una mancanza di guadagno, perché ci sono i romani a cui dare spazio, i potenti romani. In quella locanda una donna si accorge di chi ha davanti. Quella donna intuisce che in Maria c'è qualcosa e indirizza Maria e Giuseppe verso il luogo dove la provvidenza ha deciso che il re del mondo avrà il suo trono, una mangiatoia. Fratelli, tutte le volte che non siamo stati
capaci di riconoscere Gesù che è venuto a bussare alla porta di casa nostra. Non temiamo, perché nello stesso tempo in cui abbiamo chiuso la porta, Gesù sta già cercando la strada per venirci nuovamente a trovare. Dove arrivano? Avanti, c'è poco. Guarda, abbiamo fame. Venite, venite, entrate, c'è posto. Venite, sedetevi. Ci accomodiamo qui. Sì, sì, venite, entrate, entrate pure. Padrona! Padrona! Sì! Quanti pellegrini! E siamo pieni! Sara, guarda bene! Dovrebbe esserci ancora qualche stanza libera! Certo! Da dove venite? Noi veniamo dalla Samaria. E voi? Noi veniamo da Gerico. Oste! Molto vicino. Oste! Sì, moglie. Non ci sono più stanze, è tutto pieno. Bene, bene. Esther, portami da bere. Avete visto quanti pellegrini? Sì, e non abbiamo più spazio. Siamo proprio pieni. Sicuro che non c'è più posto? Ma sì, Oste, è rimasta l'ultima stanza, la più bella. Anche voi qui per questo censimento? In questo piccolo villaggio di pastori? Già, è stato un lungo e faticoso viaggio. Bene, allora vi darò il mio miglior vino. Oste, abbiamo anche fame. Abbiamo camminato molto per la via della Samaria. E come puoi vedere, guarda quanti pellegrini abbiamo incontrato. E quanti romani che rubano le nostre provviste. E tu solo a questo pensi? Sì, sono le provviste. E la loro prepotenza con le nostre cose, con i nostri figli, con le nostre vite. Largo! 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 Che posto dimenticato dagli dèi? Quanti straccioni! Oste, dacci da bere! Voi, alzatevi! No! Prepotenti. Oste! Che schifo questo vino! Dacci una stanza e che sia migliore del vino! Sara, accompagnali! È la nostra stanza migliore. Ma arriverà il Messia e ci libererà da questi prepotenti. Per adesso è bene che siano andati a dormire. Aiuto! Aiuto! Che è successo? Aiuto! Vi prego, aiutate! Oste, ti prego, dammi una stanza. La moglie sta per partorire. Silenzio, così mi sveglierete il romano. Anche una sala. Non sappiamo dove andare. Andate via. No, andate più avanti. C'è una grotta. Adesso io verrò lì ad aiutarvi. Prendete questa, vi farà luce. Fratelli
Adesso non siamo più soli. Maria e Giuseppe hanno una luce che brilla nelle tenebre. In silenzio seguiamoli. Ci indicheranno il cammino per un appuntamento importante che ci attende. Cari pellegrini, siamo giunti all'ultimo momento di questo cammino. Siamo sopra Betlemme, siamo nelle colline dove vivevano i viandanti, i malfattori, coloro che non avevano una casa. Maria partorirà lì suo figlio. E anche in quel momento non gli viene meno la fiducia in Dio. Poteva pensare che suo figlio potesse nascere in una grande casa, lui figlio di Dio, che invece deve nascere sulla paglia. Questo però per noi è stato un insegnamento. Ci ha fatto capire che le cose possono sembrare storte e invece hanno tutto un significato. Dio non vuole nascere tra i primi, vuole nascere tra gli ultimi. Non è venuto soltanto per i ricchi, ma è venuto anche per i poveri. Non soltanto per gli intelligenti, ma anche per quelli non intelligenti. È venuto per tutti, perché Lui è il Padre di tutti. Lui vuole entrare nel cuore di ciascuno. Forse ha sognato da una vita l'incontro che stasera potete fare con Lui. Per cui l'ultimo tratto non lo farete con me. Non avete bisogno di una guida. Avete bisogno di aprire il vostro cuore. Avere la stessa fiducia di Maria. Non abbiate la paura o la premura di attraversare quest'ultima scena. Ognuno di voi sarà libero di gestire il suo incontro con Gesù, gestire i suoi tempi, incontrarlo veramente. E l'augurio che vi faccio per questo Natale è proprio questo. Aprite il vostro cuore a Dio, fate che Lui possa nascere nel vostro cuore, e allora tutto non avrà più motivo di preoccupazioni, tutto quello che guardiamo attorno a noi, che ci può sembrare tutto storto, un mondo pieno di male, invece tutto può essere trasformato in bene. Dio scrive la sua storia nelle righe storte. Tutto può sembrare contro, e invece Dio va oltre. La speranza che dobbiamo nutrire noi per Dio ci aiuterà a capire che possiamo andare oltre. Non dobbiamo essere uomini della tristezza del venerdì. Dobbiamo essere uomini della gioia della domenica della resurrezione. Siamo partiti da un sepolcro per farvi capire che parliamo di un bambino nato in una grotta, ma che è figlio di Dio ed è Lui che ci può sostenere. A volte non vediamo passi attorno a noi, non vediamo niente attorno a noi, forse perché noi siamo sopra la mano di Dio. Per cui vi lascio, vi auguro buon Natale e buon incontro con Dio. A voi pellegrini,
che cercate Gesù lungo il cammino della vostra vita e siete qui, come Maria nel suo lungo viaggio di madre, speranzosi che la provvidenza divina risponda a quell'angoscia che risiede in ogni uomo. A voi io dico, non affannatevi per la vostra vita di ciò che mangerete e neanche del vostro corpo di ciò che indosserete. Non vale forse la vita più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate in cielo, non sentono, non miedono, eppure il Padre Celeste le nutre. Non contate forse voi più di loro? Guardate in cielo, il campo, non lavora, non fila. Eppure neanche Salomone vestiva come uno di loro. Non affannatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa indosseremo, perché il Padre Celeste sa di che cosa avete bisogno ancora prima che glielo chiediate. Per sua provvidenza, che si leva da un confine all'altro della terra, si stenderà su ognuno di voi, e questo cammino è il segno della vostra fede, come la fede del cieco, del leproso, dell'adultera, come la fede di Maria nel pronunciare la parola che cielo e terra attendevano in quell'attimo eterno, quello del sì. Maria, e la tua umiltà a Dio ha trovato dimora, sarai madre e tuo figlio un uomo del mondo. E tu, Betlemme di Efrata, rivesti di luce, perché la provvidenza del tuo Signore brilla sopra di te. Il breve passaggio di una notte illuminata dal luccichio di una stella, una luce sfolgorante ha squarciato cielo e terra e disciolto le tenebre. La tristezza si è fatta danza, la tristezza danza, le lacrime canto. E mentre a Betlemme sui monti si accendono i primi fuochi per i pastori che vedono, ecco che nasce la nuova storia del mondo. Adesso è Dio che ha bisogno del cuore, è Dio che ha bisogno del cuore, Dio che ha bisogno del cuore. Quello che i profeti avevano previsto si avverò. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce infuse. A Betlemme, in quella notte, alcuni pastori vegliavano facendo la guardia al loro greggio. Destate i pastori. No, non temete. Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato il vostro Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato sulla mangiatoia. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. Seguitemi. Shalom! Shalom! Da dove venite?
veniamo dai pascoli qua vicino. Un angelo ci ha rivelato che è nato il Redentore, il Salvatore del nostro popolo. Ecco, siamo venuti per adorarlo e porgervi i nostri umili doni. Ecco, il Salvatore del mondo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Grazie, Signore, guardate la terra di fermare in quel posto. Andiamo. Siamo venuti da un paese molto lontano. Siamo qui per adorare il re dei re. A questo grande re che si è fatto piccolo per venire ad abitare in mezzo agli uomini, e vogliamo offrire dell'oro. Mirra per il sacrificio del nostro Redentore. Incenso per la divinità di nostro Signore. In questa fredda notte abbiamo assistito a uno degli eventi che hanno cambiato la storia del nostro mondo. Adesso, dopo che abbiamo osservato quello che è stato, vi invito ad adorare questo bambino come è giusto che sia. Seguitemi.